La prima domanda è d'obbligo. Ma il Milan, punto di domanda. Punto di domanda. Il Milan oggi gioca, sta giocando o giocherà? Io non ho idea. Tanto perde. Tanto noi della partita non ce ne frega un cazzo. Okay. Gioca a Bologna, ragazzi. A Bologna. Aia, la mia... Non so il se bolognese avesse... è una spia. È giusto? Bolognese spia. Bellissimo. È bellissimo di spia. Ti dico una cosa. Io avevo detto 7 punti, tu 9. Io 9. Pensavo 9, è andata 6. Saranno 7? Speriamo. Però la Juve quanti ne fa adesso? La Juve su 9 ne farà 3. Ne perde un'altra. C'ha l'Udinese e la Samp. Sì, perde la Sampdoria. No, non può. Ranieri. Veramente, il principe? Sì, il principe Ranieri. Quello delle torte. No, ma a parte scherzi. Ma la Juve ha giocato bene. La Juve ha giocato bene il primo tempo e ha perso. Quindi che faccia altri primi tempi così e che perda. Io ho detto dopo il punto che abbiamo fatto con la Roma, più 2 sulla Juve. E primo, seconda cosa, lui disse attenzione a Ronaldo che non ce la fa Ronaldo, più. Chi l'ha detto sul web? Ronaldo sbrocca. Chi l'ha detto sul web? Il Menghi, perché io non pensavo. Ronaldo sbrocca con alla Juve vengono fuori quei casini, di quei casini. Sì. È un anno tanto. È la polveriera. È passato prima. La polveriera Juventus. È passato uno scolorato prima fuori di testa. Sì, ci odiano loro. Mamma mia. Cosa ne ha detto? Io non ne voglio ripetere. Quanto i gobi odiano noi, non lo sapevo che ci davano così tanto. Io lo so. Loro ci odiano 4 volte più esponenzialmente di quello che noi odiamo loro. Sì. Perché noi, vabbè, li compatiamo, sai. Sì, ma è una roba per dire no. Loro allucinanti. Ma perché noi vediamo i nostri confronti. Noi comunque anche, ma il Milan, punto di domanda... I milanisti che adesso sono mogi, stanno zitti, ci odiano, odiano più loro noi che noi loro. Sai che non è una cosa che non accetto, questa qua. Anch'io non l'accetto. Non accetto che i gobbi, i milanisti, ci odiano più loro che noi. Tu vorresti odiare di più? Ma perché noi non... Non lo so io perché. Perché noi abbiamo la filosofia non della vittoria a tutti i costi, non siamo stati berlusconiani. C'è scritto nel comunicato anche della Nord riguardo a quei fischi lì. Noi abbiamo un approccio al calcio che al di là della sconfitta... Cioè, quante ne abbiamo sopportate noi? Dall'Alavesh... Ah, non lo so, a Lugano. Sopportate di tutti, cioè, ma tu, mai stati in B e voi bastardi sì. Quindi, tutte e due. È vero, per tutte e due. Infatti, sai cosa fanno uno juventino e un milanista nei bar dietro la stazione? Si gemellano Manchester. No, i retrocessi. I retrocessi, si gemellano Manchester. Qui si gemellano a Manchester. Con tra l'altro Digo Scampione, mi hanno detto. Sì. Allora, io vi dico solo una cosa. Attenzione, perché io dissi una cosa e il Menghi un'altra. Entrambe vere in questo caso. Io dissi, per qualche motivo che non è la forza oggettiva delle due squadre. No, non è quella. L'Inter vincerà lo scudetto. C'è la forza, quello con... detto, c'è la forza contiana, eh. C'è la forza contiana che fa parte di quello che ho detto io, ma c'è anche la mancanza di gestione. Sì, loro la perché loro del, combinano. Del sigaretta, sigaretta. Della cicca di sigaretta, no. Che per me non ha in mano lo spogliatoio. Ha detto. La cicca di sigaretta non ha in mano. Parliamo di calcio, che noi abbiamo giocato a calcio. La cicca di sigaretta, scusa, è incredibile. Uno può dire ci sono stati dei cari, devo capire perché. Che frase ha detto? Cambio mano quell'altra volta. Cambio mano perché scusa fa male un attimo. La cicca di sigaretta è incredibile. Scusa, se c'è un calo. Scusa un attimo. Può dire c'è un calo, devo indagare. Cioè, se qualifica. Vuol dire che non ha la situazione sotto controllo. Ieri Bonucci a un certo punto, ho visto una roba su Twitter, gli ha detto calma, sappiamo noi cosa fare. Gli ha detto calma. Il sarrismo non esiste. È come il terapiattismo. No dai, sarrismo, per piacere. Senti, comunque io ero contento quando sarei andato alla Juve quest'estate, io ho esultato, sì, alla grande, ho detto gli rovina. Ragazzi, l'ultimo gobbo che è passato, 5 ti fa già te ed è molesto lui. Minchia, se era molesto. Si chiama Rino, veramente uno di quelli proprio molesti, e lui ha detto che non sopporta Sarri. Non che sopporta Sarri, odio a Sarri e a morte. E che non avrebbe mai pensato di rimpiangere Allegri. Tutti i gobbi ne ripiangono Allegri. No, insomma va? Anche a me. No, mi fido, figa. In diretta c'è stata una discussione incredibile su Facebook, mi si è aperta. Ma va? E ce l'hanno su tutti con Sarri e ripiangono. Perché? Perché dicono che Sarri non è un vincente, nonostante che ha vinto la Coppa UEFA. Chi se ne frega. Ha vinto col Chelsea l'Europa League e basta. Comunque. L'ha vinta anche Lucescu. Allegri e comunque ha vinto gli scudetti. Bene o male ha vinto gli scudetti. E poi ha fatto due finali, una semifinale. Allegri concreto, Sarri vuole fare il sarrismo. Ieri è rimasto in 10 la Juve, Sarri faceva segno così. Attacchiamo, che cazzo attacchi?
Sì, c'è una situazione ambigua. La Juve, secondo me, loro ne sono interessati. Ronaldo odia Sarri. Sì, Ronaldo odia tutti. Ronaldo odia tutti. Ronaldo sì, litigato tutti, con tutti. Mourinho. Credo che solo con Zidane, d'accordo? Parzialmente, mi sa. Parzialmente, perché poi ha lasciato, non c'era Zidane, madonna. Comunque, comunque è un grattacapo Ronaldo, meglio lasciarlo uno così col carattere che ha. Guarda, è un Ibrahimovic. Cioè, peggio questo di Ibrahim, perché questa è una checca, Ibrahimovic sì, è meno maschio. Checco scritto con la C E K K A. C E K K A, Ibrahimovic è un maschio. È vero, Ibrahimovic. Anche se c'è la storia con Piqué che anche se c'è il bacio con Piqué. Un bacio a braccio sulla macchina. Comunque, vieni a casa mia che te faccio cosa che diceva? Vieni a casa mia con tua sorella. Comunque, siamo più due. Cazzo guardi. No, però anche Ibra ha rotto il cazzo. Raiola ha detto addirittura che potrebbe ritirarsi. Sai perché lui alza il tiro? Sì, c'è un'opzione. Per me no, ma c'è un'opzione. Lui continua a fare così. Il ritiro. Bah, sai. È bello il ritiro però, eh. È bello. Grande. È bello. Se si ritira... Stima. Guadagna tanti punti. Sì, è vero. Perché sennò perché la mette nel culo a tutti. Boh, io mi ritiro. No, io credo che vada al Milan. Il problema è che lo pagano il giusto. Lui vuole più soldi. Ma per me va al Bilan. Bilan? No, sì, è sbagliato. Sì. BB Bilan. Allora, ragazzi, questo video domenicale, ragazzi, di qualcosa per... No, lì c'è Inter UEFA Lona. Sembra che UEFA gioca... Lona. Io penso che noi vinciamo col Barcellona, anche se... Se andiamo a casa, però andiamo in Europa League. Il problema è che non ci voleva l'Europa League, non ci voleva. Perché noi comunque tutto, sì, tutto dipende. Noi siamo concentrati su gennaio. Io voglio passare. Mercato di gennaio fondamentale. Noi abbiamo giocato con Borca. Madonna. Borca, Biraghi. Biraghi che non lo sopporto. Candreva col mal di schiena. Che si è fatto anche male. E abbiamo fatto 0-0 con la Roma. Con quei giocatori lì. Sì. Godini sta crescendo perché anche è partito un po' a singhiozzo. Schiglia è migliorato. De Vrij è contro gli operai. Però De Vrij è dall'inizio dell'anno che sta facendo un campionato della Madonna. Lui, oh, non so, quest'anno sta facendo un anno pazzesco. Incredibile. No, volevo dirti, un ragazzo che saluto, Daniele, con cui andrò allo stadio poi martedì, eccetera, mi ha detto: guarda, che nessuno l'ha sottolineato, ma nessuna squadra a Milano ha palleggiato come la Roma a un certo momento. È vero? No, confermo. Anche io ho visto quell'impressione. E il Parma in velocità. Allora, la Roma ha avuto spazi ottimi. Noi, però, con Lautaro è un fenomeno. Noi, quando arriviamo alla palla Lautaro, eravamo pericolosi. Noi su errori della Roma potevamo vincere la partita. Sì, sì. Il pareggio, giusto? Però gli errori li ha fatti anche Dybala ieri. Ci stanno. Tutti noi, secondo io, io sono interista e sono onesto. Saluto tutti al prossimo video che sarà dopo il UEFA Lona. Perché ci sarà da fare due conti. E poi lì, se passiamo. Con Conte si fanno i conti. Condividete la canzone di stanotte, che ero. Bellissima. Che ero simile. Top. Che ho pianto. Canzone top. Comunque tu hai detto che Conte portava 15-20 punti in più, giusto? Io dissi sì. Potrebbe essere anche 25. Perché è incredibile quello che sta facendo. Ma vi rendete conto che allenatore abbiamo? No, ma e qualcuno, anche sui fischi ve lo sottolineo. Ma è incredibile l'allenatore che abbiamo. Sì. Guarda, il primo anno adesso di Conte, i primi settembre, ottobre, novembre, diceva per 3 mesi e mezzo di Conte, ufficiali, col partito ufficiali, e due spanne sopra Mourinho. Se confrontiamo i primi tre mesi e mezzo di Mourinho, ma vuoi paragonare le squadre? Ma è incredibile! Ma tu ti rendi conto che è incredibile quello che prima, sta facendo? Prima non aveva l'attacco perché Lukaku non stava bene con la schiena, stomaco, era sopra. Adesso non la centrocampo. Poi gli si è fatto male. Adesso c'è un campo. La difesa l'ha rigirata. Minchia. Gli si è fatto male, poi no, veramente, guarda. No, che... ma è allucinante. Conte sta viaggiando alla Conte media sta della facendo Juve, meglio. Di quando era la Juve, di quando era il Chelsea. Dei 102 punti, sì. Sta facendo il Chelsea, è incredibile. La gente non l'ha vista la storia che poi si mette la corona al Chelsea, ha fatto paura. È incredibile quello che sta facendo con Antonio Conte, è una cosa. Antonio Conte!